Come sei Buonasera. bravo, Santi, ecco perché io ti voglio qui al mio fianco per Ma presentare il perché? festival. Abbiamo detto che porta sfiga fare i complimenti prima Perché della poi cosa. io pure sempre quando mi dicono che è bravo, questa ragazza è molto brava, poi canto fa Esatto, e ti bruttissimo. ringrazio quindi della. Allora, benvenuti intanto a tutti stasera per questa seconda serata del Blu Blu Festival, la quinta edizione. Blu Blu Festival è organizzato dalla direttrice artistica Anita Vitale, una vera e propria risorsa per Brolo, una cantante No, ora, ecco, straordinaria. ora basta, Secondo me ti partiamo dai devo complimenti. ritornare là. Allora, Anita, io ti volevo chiedere una cosa, ma questo festival come l'hai improntato quest'anno? Mi Cioè, sento qual è a la Biradio canzone? in questo momento, quando fai le domande a trabocchetto, che sono sempre. Non abbiamo Tu sai preparato quanto mi nulla. piace parlare in pubblico, vero? Sì, sì, sì. Quindi, E dicevi. mi hai voluto, quindi. No, sull'impronta del festival di quest'anno, di questa edizione 2021. L'impronta L'impronta, cioè. no, quest'anno devo dire che l'ho vissuta in modo più rilassato rispetto agli altri anni. Abbiamo puntato su un solo concerto al giorno, un solo evento al giorno rispetto agli altri anni. Abbiamo fatto, diciamo, cose un po' più elaborate, concerti che partivano da una parte del lungomare, poi si passava al castello, poi sotto l'albero, poi qui. Invece quest'anno ce la siamo presa più comoda. E abbiamo avuto ieri un concerto meraviglioso, abbiamo avuto Jerusa Barros, con uno scenario splendido, quello del tramonto. E oggi sarà invece un concerto forse il più delicato ed elegante di tutta la rassegna. Abbiamo Giorgia Meli e Lino Costa, che adesso li chiameremo qui. Signor Sindaco, me lo faccio un sorriso perché per me è difficile stasera. Il sindaco Lacoto, grazie per aver permesso questa manifestazione, ancora grazie a Nuccio, grazie a Biradio, grazie a Massimo Scafidi, grazie a Sergio Camuti e tutti i tecnici, grazie a chi mi ha aiutato ad allestire le scenografie, l'elettricista Nino Santoro, Omar e Lina che mi hanno aiutato a mettere tutte le candeline, ogni volta i ringraziamenti si devono fare perché è giusto. Hai Poi, ringraziato chi mi manca? Birradio, no, hai detto Birradio, io infatti sono qui esclusivamente come Come Biradio. una delle voci di Birradio che trasmette tutte le serate del festival in diretta ovviamente sul canale radio internet e anche su Facebook. Questo ci consentirà di raggiungere un numero maggiore di persone. Visto anche le restrizioni purtroppo insomma, ci sono in questo momento per il Covid che non consentono un afflusso diciamo, più ampio. Quindi insomma, li raggiungiamo così. Faccio un po' di pubblicità alla radio io, se no Franco Capizzi me le suona. E che Va facciamo? bene, tornando alla Invitiamo. Sì. musica, vi voglio ricordare che domani ci sarà sempre su questo palco Giuseppe Milici con il tributo a Ennio Morricone e dopodomani saremo invece sul lungomare sempre alle 10 con i Jumping Up che faranno musica swing. E adesso voglio invitare questi miei grandi amici. Giorgia Meli e Lino Lino Costa. Costa, che fra l'altro sono anche marito e moglie, meravigliosi. Io ho esperienze di vita con loro, con lei e con lui, con diverse formazioni musicali. No, no, dai, cioè, veramente. Con Lino abbiamo fatto parte dei Beati Paoli, abbiamo gruppi di vario genere, jazz, dischi, non si sa quello che abbiamo fatto insieme, di tutto e di più, registrazioni, video. Con Giorgia possiamo raccontare le cose più assurde, cioè dal nuoto sincronizzato in piscina, siamo andati a Io non fare, siamo ci nuotatrice. siamo improvvisate ballerine a Milano per fare l'audizione per il Sweet Charity, il musical è andata malissimo, ovviamente siamo state scartate alla prima selezione. Peggio per loro, Peggio insomma. per lei, ecco, appunto. Poi, che cosa poi? Altre cose che non dobbiamo dire mai nella vita a nessuno. Viaggi. Facciamo parte delle Tinte Unite insieme, siamo insieme con le Naima,
che è un altro quartetto tutto femminile. La sentirete stasera cantare musica brasiliana e adesso vi racconterà lei un pochettino questo viaggio musicale nel Brasile, e vi lascio in compagnia di... Io volevo solamente dire, insomma, presentandoli, perché mi sono andato a leggere anche qualcosa, le papere. Allora, Giorgia è palermitana, in mezzo alle palle, mentre Lino è catanese. È già questo, di origine. Ho letto che stai da Palermo dal 1987. No, perché io mi chiedevo poi quando dovete andare a mangiare gli arancini come vi regolavate, perché come a Palermo sono... Ho capito, ma dipende pure da chi li ho... E infatti mi immaginavo. Comunque alla fine questo connubio è andato bene sia nella vita che dal punto di vista artistico. Vabbè, lascio... Finora. Giorgia Meli e Lino Costa. Buon divertimento. Thank you.
Por isso fez sua história completa do Brasil inteiro. A sua identidade secreta, qual é brasileiro? Menino, não, essas coisas, casas não. Tem que aprender a obedecer o seu patrão, que é o rapaz brasileiro, é brasileiro. E baixo, brigadão e campeiro, rapaz brasileiro. Por isso fiz sua história completa do Rio de Janeiro. Benvenuti anche a noi, perché è la prima volta che siamo insieme in qualità di musicisti qui a Brolo. Siamo venuti tante volte per venire a trovare Anita, carissima amica, meravigliosa musicista e meravigliosa direttrice artistica anche, perché ha un animo così sensibile che quale altro direttore artistico avrebbe fatto pendere dagli alberi delle candeline, no? E queste luci sono opera sua, quindi grazie sempre. Siamo felici di essere stati inseriti in questa rassegna. Siamo felici di suonare davanti anche a delle papere, oche, pesciolini, tartarughe, e quindi questo rende ancora più speciale il concerto. Il nostro repertorio è quello della musica brasiliana. Partiamo dalle origini della musica brasiliana con lo choro ed arriviamo fino ai giorni d'oggi con i cantautori contemporanei. E quindi buon ascolto. Divina, graciosa, amante maestosa do amor que Deus esculturado e fumada com a dor da alma da mais linda flor de mais ativo e que na vida e preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz e recebi o som da tua gratidão, meu coração junto ao meu ansiado, pregado e crucificado sobre a rosa e cruz da fato e preto céu. Tu és a forma ideal, estado magistral, amor terrenal, do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor, tu és de Deus a criação de todo o coração, sepultas o amor. Estrela, és mãe da realeza, és tudo vingente pelo todo resplendor da santa natureza. Perdão.
Se io tro confessarci e c'è sempre un maci, o flor, meu peito não existe. Oh meu Deus, o quanto é triste a incerteza de amor que mais me faz penar e me esperar e conduzir de dia a vez voltar. Questo brano lo conoscerete sicuramente tutti. Ringraziamo Omar per le mollette, che non ci ha sentito. Lo conoscerete tutti sicuramente, ma perché tanto tempo fa è stato inserito in una compilation. Sì, una compilation di pezzi brasiliani. Una compilation che si suonava solitamente a Capodanno, un potpourri, a Capodanno durante proprio il brindisi, quindi lo riconoscerete. Noi lo facciamo un pochino diverso, però questa è Aquarela do Brasil. Ooh.
Il prossimo brano è un altro scioro
È un brano scritto da uno degli autori, dei compositori di choro più rappresentativi della musica brasiliana. Lui è Pixinguinha e il brano si intitola Lamentos. Sozinha, morena.
de você. Uma coisa mais linda, neste mundo, que meu chorinho por você, que meu chorinho por você, meu amor. Un giorno ho ascoltato così per caso questo brano in brasiliano, in portoghese, e siccome mi ha colpito particolarmente, allora sono andata a fare una ricerca e ho scoperto che era stato scritto un testo in italiano dello stesso brano da Fabio Concato, e mai sentito in vita mia. E così abbiamo deciso di suonarlo. In brasiliano il titolo è Tudo o Sentimento, in italiano Tutto il Sentimento. Amor será
andato. E allora me ne andrò in tempo giusto per slegarci quasi facilmente. E allora dopo un po' ti incontro con certezza che sei in un tempo solo di dolcezza, dove non diremo niente, quasi niente noi. Da lì camminerò come sognando accanto a te. O tempo che pensa di andare come marito e avvicina il ouvido e ela nunca reclamou. Pra ser sincero, este que se te facilitou. Moça do Zela não é liga pro cu. Nenhuma dela, nem machinhas, nem madrinha. Nunca com o toque que faz muita chapô. E ela rala que cedo que a mulherzinha. Moça do Zela não é liga pro cu. Nenhuma dela, nem machinhas, nem madrinha. Nunca com o toque que faz muita chapô. E ela rala que cedo que a mulherzinha. Se tu não pica, me bem, cai a petica, neném. Beira pro lixo da xereca da vizinha. Se tu não guarda, não tem, tem croata que vem. Ovo no cu da galinha. Não tem cinismo que diz. Entre sentar, ver e triso. Muda a forma com que as duas saem gaia. E se o meu queixo, você me cria, você sonha. Que nega tá bem, mãe, e faz pau comigo azul. O tempo que eu casei de andar com o marido. E a vixe no ouvido, e ela nunca reclamou. Pra ser sincero, este que você tem facilitou. Thank you.
Questa è adesso. Allora, io sono sempre per la carta, per le partiture, gli spartiti, scritti a mano, a penna. Lui, fastidiosamente digitale. De mel nos olhos de queixa,
Nino Costa. Come on.
stasera la Vareta. Thank you.
pensando andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Valentia, posso tirar liberdade, só posso esperar. O paneguinho na estrada, uma pra lá e pra cá. Pedi que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar. O paneguinho na estrada, uma pra lá e pra cá. Pedi que coisa mais linda, o paneguinho começando a andar. Começando a andar, começando a andar. Grazie, questo era un paneghino. Lino Costa. E questo brano è un brano molto intenso, è un brano, anche di questo brano mi sono innamorata follemente. Sono andata a cercare la storia, si intitola Signorina, quindi signorina. L'ho scritto Ginga, che è un altro, grazie, che è un altro dei più rappresentativi cantautori della musica brasiliana contemporanea, per cui lo amo tanto. Quindi sono andata un po' a cercare, a capire più che altro il testo di questa canzone, e in pratica l'ho scritto per sua figlia. E siccome anch'io ho una piccola, anche noi abbiamo una piccola signorina, questo lo dedichiamo a lei. Se riesco a non commuovermi. Seu retorno de linha.
os contos de amor da carochinha, gosta de brincar de fada madrinha, como quem que sabia rainha, se amorzinha com seu brinco, seu colar de avó marinha, gosta de mil e col prossimo brano vi salutiamo, vi ringraziamo, ringraziamo il comune di Brolo, ringraziamo Anita Vitale, ringraziamo l'assessore, ringraziamo tutti, grazie a voi per essere rimasti qui con un po' di umidità, un po' di freschetto. Lino Costa, grazie ragazzi, io sono Giorgia Meli. Speriamo di vederci presto. Buona continuazione d'estate. Grazie. Quando vem um belo dia, eu me levanto, começo logo a cantar. Nessa doce melodia que me faz lembrar daquelas lindas noites de luar. Eu tinha alguém sempre a me esperar. Desde o dia que ela foi embora, e o quarto esta canção na memória. Desde o dia em que ela foi embora, eu guardo esta canção na memória.
desde o dia que ela foi embora, eu guardo esta canção na memória. Desde o dia que ela foi embora, eu guardo esta canção na memória. Grazie ad Anita, grazie a tutti. Arrivederci. Siamo giunti alla conclusione di questa splendida serata con il duo palermo-catanese Giorgia Meli e Lino Costa. E spero che lo spettacolo vi sia piaciuto e ringraziamo tutti coloro che hanno assistito e ringraziamo ovviamente il duo che ci ha lietato la serata. Vi diamo appuntamento a tutti per domani sera, sempre alle 22 qui alla Villa Comunale con Giuseppe Milici, che suonerà le musiche del maestro Ennio Morricone. Ricordiamo a quelli che ci guardano da Birradio che se vorranno partecipare dovranno munirsi di Green Pass, quindi tenetelo, diciamo, a disposizione, così potete assistere in diretta qui al prossimo evento. Passo la parola a Anita. Grazie ragazzi. Lino Costa, Giorgia Meli, ancora grazie a tutti per essere venuti qui a sentire questo fantastico concerto e vi diamo appuntamento a domani. Grazie ancora, buonanotte.